Tornato al lavoro in presenza dopo 9 giorni di isolamento causa Covid, Draghi sul tavolo di Palazzo Chigi ritrova su tutti il dossier sull'invio di un nuovo pacchetto di armi all'Ucraina. Sul tema la maggioranza è a dir poco divisa, con Conte che chiede un passaggio parlamentare. Il movimento si oppone all'invio di aiuti militari. Posizione condivisa anche dalla Lega, che con Salvini rilancia e chiede un vertice tra i leader di partito per parlare di pace. Anzi, lo chiedo io, un incontro di tutti i leader per parlare di pace, perché di guerra si sta parlando a reti unificate, l'accoglienza fortunatamente l'Italia la sta... Intanto il governo è al lavoro sul secondo decreto Ucraina, che dovrebbe contenere gli stessi armamenti già inviati in precedenza. Ma il tipo di armi? Saranno armi più pesanti? Si alzerà il livello? Guardi, io mi sottraggo a questa discussione perché c'è un dovere di riservatezza sul tipo di armamenti. Tutte le armi che l'Italia ha acquistato sono autorizzate dal Parlamento italiano, non vi è un acquisto dedicato all'Ucraina, quindi a seconda delle necessità invieremo ciò che è necessario in Ucraina. Il 10 maggio Draghi incontrerà a Washington il presidente americano Biden, ancora incerta invece la data della sua visita a Kiev. E nel pomeriggio nuovo colloquio telefonico tra Draghi e Zelensky sull'andamento della guerra e su una possibile soluzione. Presidente dell'Ucraina che ringrazia l'Italia per aver accolto oltre 100.000 profughi.